DJ quasi importanti quanto Paolo Noyes e Pippo Palmieri sono Ax e Wender, ovviamente. Tutti in onda oggi, ma che bello! No, allora Fabio Lisei se n'è andato perché purtroppo ha un funerale a cui deve partecipare della mamma di un suo carissimo amico, quindi in bocca al lupo Fabiello, ti vogliamo bene, un abbraccio ovviamente Fonzi, al suo Fonzi, uno dei suoi più grandi amici d'infanzia, salutiamolo tanto caramente. Poi adesso ragazzi che non c'è Fabio parliamo di fascismo, no, dai, critichiamo un po' quella merda schifosa puzzolente. Ma no, dai ragazzi, dai, quella Marco, fammi iniziare. Dai ragazzi, compriamoci un carro armato, una Jeep, dei Doberman e facciamoci baffetti, dai, che tu non ci hai fatto caso, bello. Tu ci hai fatto caso a Fabio Lisei, quando arriva il primo ottobre si mette quella cazzo di capocchia in testa, quel cappello merdoso, sì, non si lava i capelli per mesi, poi ad aprile lo toglie. No, perché la gente deve sapere che fra Wender e Alisei c'è una faida che va in corso ormai da anni, no? Sì. In cui Wender gli dà del puzzone che si veste di merda, alle spalle però, perché lui... No, ma puzzone adesso si lava. Sì, perché Wender tu sei un po' un infamone, nel senso che tu davanti fai la bella faccia, alle spalle, zizzani, perché non è cattivo lui è merda, è diverso. Vabbè, ma io... Scusa Luca se ti rubo il vocabolo che più ti rappresenta. Ma io anche a Luca, per esempio, glielo dico in faccia che è una grandissima merda. Quei 1000 euro merdosi che prende lui, ma io ne prendo 2000, cioè, ma io lavoro, capito? Che cazzo fai di così? Pensa che quei 1000 euro lì potremmo darli a dei ragazzi volenterosi che hanno voglia di intraprendere questo mestiere, che magari hanno anche un talento. No, cazzo, sto sacco di merda sta qua a derubare. Prendo 1000 euro! Cosa prendi? Cosa prendi? Lordi. E allora? Ma perché tanto? Tu hai la partita IVA? Sì, 3600 euro all'anno di IMSS, i mottacci tua. Ma tua mamma, quella balorda ha messo al mondo. Ehi, gamba vergine, ignorante. Sai che c'è gente che con 1200 euro al mese lavora in fabbrica, ragazzi. Fa un lavoro di merda e mantiene una famiglia. Bravo, tu vai in giro con la Q3, merda. Cazzi miei di cosa fanno gli altri. Ma scusa, no, adesso... sono cazzi nostri adesso. Perché tu togli budget al programma, bastardo. Vediamo Marco, non ti vediamo più. È meno male, meglio, perché c'ho la faccia di merda. Infamiamoci uno per voi. Stavamo ammazzando Alisei, non ho capito. Ma poi torniamo su Fabio, giusto? Così. Dai. Benissimo. Cosa volevi dire su Fabio? Caro schifoso, scusami Marco, scusami. Base natalizia, per favore, Pippo, perché Wender ce l'ha a morte con Alisei, perché la mattina Alisei è odioso. È vero. Allora, innanzitutto non saluta mai. Bravo. Schifoso. Mai. Poi la tua scrivania, cioè che è quella di Marco Mazzoli, io ogni 15 giorni, e tu sei testimone, sì, è vero. Gliela rimetto a posto con l'aspirapolvere, disinfetto tutto. Allora, noi nel programma abbiamo una colf che è Wender. Wender passa il suo tempo, quando ha finito di fare il suo lavoro, a ripulire l'ufficio. Ma voi vi rendete conto di una cosa sola? Ora, io sono felicissimo che siate tornati tutti, nel senso che alla fine questi 4 anni e passa di separazione mi hanno fatto soffrire, perché eravamo una famiglia, poi ci siamo separati, eccetera. Però una cosa mi manca molto. Quando vi siete levati dai coglioni, io ho approfittato per rimettere in ordine quell'ufficio. Sì. L'ho rimbiancato da solo, ho comprato quadri, tappeti e robe. Perché? E finché c'era Paolo, bello ordinato, pulito. È arrivato Wender, bello ordinato. È arrivata la merda puzzona. Una roba, scarpe, calze, caccole. Ma tu non lo sai cosa fa. Lui arriva con questi. Lui ha comprato le Nike scarpone da montagna, non so perché. Abita in centro a Milano. Con sotto tutto lo sporco, perché lui nel weekend va dai suoi genitori che abitano in montagna a 8000 metri con le capre. Suo padre quel montanaro va a fare la legna. Va a spaccare la legna, poi lui arriva in radio e mette quegli scarponi di merda, lo schifoso, sulla tua scrivania. Ma tutto sporco. No, ma il massimo di Wender quando arriva con lo straccetto, tu ti giri un attimo, ti rigiri, c'è Wender che sta spruzzando del prodotto sul vetro che pulisce. Allora Marco, te lo dico, è un pazzo ragazzi. Lui adesso qua non lo porta il portatile, quando porta il suo portatile io di nascosto vado in bagno, prendo il vetril e gli pulisco il vetro, perché ma ti rendi conto, non riesci a vedere i file, cioè lui sposta lo sporco. È l'unico Mac Pro col tergicristallo, il suo, una roba. Lui ha il MacBook sporco. Ma perché ci abbiamo avuto questo accanimento nei confronti di Fabio? Perché era un po' di tempo che non potevamo fare. Poi siamo vicini a Natale, sapete che lo zoo è il contrario di tutto, no? Cioè Natale noi diventiamo merde. Ma vogliamo parlare della cracia? Della cracia che ha tra le dita dei piedi. È una roba, no, ragazzi. Ma ragazzi, non sono piedi, sono pensa zampe. Che lui quando dà i calci come Spider schizza via la cracia, ti va in faccia. È Crouchaman. Facciamo un nuovo supereroe a gennaio, Crouchaman.
lancia lo sporco, lui si toglie le scarpe e vince contro il lo facciamo montare a Luca. Bella sta battuta. Oh Luca, allora nel trailer hai detto che oggi ci sarebbero stati tre video più tre video. No, Marco, quindi abbiamo cambiato. Sarà un video unico con tutti. Quando vai in onda domani, questa roba? Ovviamente. Domani, certo. Vabbè, scusa. Sì. Allora, tu devi sapere, Marco, che è difficile gestire un sacco di persone. Per esempio, ti chiedere. Adesso ti metto le mani. Sei il nuovo leone di Lerni. Ti metto le mani. Allora, ma non sento poi. Anche con lui. C'ho il fischio, non sento io. Allora, ma che fischio? Sì, l'assicurazione medico, non ci crede. Allora ti spiego. Siccome siamo in 10, hai già rotto i coglioni, metti ta mani, andiamo, vai.